Vicenza, è andato ancora molto giovane in Ruanda e si è trovato nella situazione che adesso ci descrive. È autore, tra l'altro, con Luciano Scalettari, di un bellissimo testo ed è La lista del console, dove nella comunicazione mediatica è stato assimilato ora a Schindler, ora a Perlasca. E quindi siamo all'interno proprio della commemorazione del primo centenario di Giorgio Perlasca e abbiamo Pier Antonio Costa, che viene identificato con Perlasca anche perché Perlasca simulò, finse di essere il console spagnolo a Budapest, lui invece era console onorario d'Italia a Kigali. A te, Pier Antonio, la parola. Vorrei ringraziare tutte le personalità della città di Padova, della regione Veneta, primo di tutto Giuliano Pisani per tutto quanto ha fatto, ricercato e introdotto sulla nostra, parlo più grande mia, candidatura alle Nazioni Unite, al Nobel per la pace. Non spetta a me valutare la giustezza di questa nominazione, ma trovo essenziale poter ringraziare quelli che l'hanno introdotta e sostenuta. Grazie. Poi devo dire un'altra cosa. Questa mattina ho assistito al congresso questa mattina e anche alla prima conferenza di questo pomeriggio e sono stato siderato. La conferenza, lo speech che ha fatto il professore Selemin e la conferenza che ci ha fatto la signora attualmente hanno una tale spontaneità, una tale conoscenza dell'argomento di cui parlano che vanno semplicemente annientati. Io ho studiato, cercato, ho tirato su 3 o 4 pagine di parole, di scritto, ma mi rendo conto che non sarò sicuramente all'altezza di questi predecessori e me ne scuso. Allora, c'avevo anche un'altra soluzione, è di fare quello che l'amico Giuliano ha detto prima, il silenzio del giusto. No, fermarmi là e andare. Ma siccome ho lavorato un po' di tempo su tutto questo, cercherò di spiegare. Secondo quanto stiamo parlando dei segnali premonitori alla formazione della cultura del genocidio. E prima di arrivare là, io penso bisogna porsi la domanda: che cos'è il genocidio? E la mia risposta è l'eliminazione della diversità è il principio e la ragione esplicita di un genocidio. Quando ci si riferisce al genocidio ruandese, a quel momento lì bisogna andare alla ricerca della diversità in Ruanda. E già lì inizia un tipo di analisi che ci porta a delle conclusioni completamente diverse da quanto poi è accaduto. Il Ruanda è composto da 3 tipi africani, i Twa, gli Hutu e i Tutsi. Ci sono diverse interpretazioni, ci sono diverse analisi, si può abbastanza certamente dire che i Twa erano i primi abitanti del posto, sono stati in seguito raggiunti dagli Hutu e circa negli anni 1500 sono arrivati i pastori Tutsi provenienti da delle regioni più a nord dell'Africa. Le tre società hanno costituito uno
e si sono spartite dei compiti, come la tradizione in Africa, e hanno costruito uno Stato completo, non con delle regole democratiche come noi possiamo considerarlo, ma era uno Stato feudale completamente strutturato. Ed è questo forse che è stato uno dei suoi, delle sue disgrazie. Fine dell'Ottocento, inizio Novecento, sono arrivati i primi colonizzatori. È già stato praticamente uno degli ultimi stati africani a essere colonizzato. Perché? Perché aveva una struttura tale e una capacità di difesa tale che non era mai stato abbordato da stranieri, né gli schiavagisti, che non avevano mai razziato in Ruanda, né neanche attraversato il paese, né neanche da Stanley, il quale nel suo grande viaggio dalla costa est alla costa ovest dell'Africa ha attraversato praticamente centinaia di regioni, di diverse regioni e popolazioni, giunto davanti alle frontiere naturali del Ruanda, ha trovato che gli ostacoli per passare attraverso lì erano più importanti, troppo importanti per la sua capacità di penetrazione. Dunque, c'era in Ruanda a quell'epoca uno Stato completo. Questo Stato era composto da tre diverse etnie, Twa, gli Hutu e i Tutsi, e che spartivano il territorio, spartivano la lingua, spartivano la cultura e spartivano la religiosità. Questi fattori, quando si cerca di definire una etnicità, sono dei fattori che la escludono. Uno è etnicamente diverso dall'altro quando è assente su uno di, o più di, o diversi di questi punti. Dunque, etnicamente, l'insieme della società costituente di Ruanda non era diversa. E questo è dimostrato ancora più dal fatto che in Ruanda, già prima del colonialismo, c'erano dei clan. Il clan che cos'era? Era un insieme di famiglie alleate che si erano riprodotte, eccetera, eccetera, che occupavano una regione, ma il clan era composto da Hutu, Twa e Tutsi. E dunque siamo di fronte a un paese che è un po' un'eccezione in Africa, un paese capace di dirigersi, un paese capace di difendersi. Quando i colonizzatori, i tedeschi prima, i belgi in seguito, entrano in questo paese per giustificare questo tipo di struttura che non avevano trovato nessun posto altrove, definiscono e considerano i Tutsi come degli esseri superiori, etnicamente diversi, provenienti da altrove. E questa è l'origine e la base del genocidio che avverrà 100 anni dopo. Quell'errore, quel tipo di analisi lì che è conseguente a una moda in voga alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, definire le capacità di una persona in funzione della sua grandezza, della dimensione del suo cervello o del tipo di naso che ha, ha portato prima a dire che i Tutsi non erano uguali agli altri e in seguito a creare questa diversità
che permetterà dopo al genocidio di giustificare nell'eliminazione. Il Ruanda è un piccolo stato, 26.000 km quadrati. Piemonte, penso, con la Lombardia devono avere più o meno la stessa superficie. Cioè, è sempre stato sovrappopolato proporzionalmente agli standard africani. Diciamo che nel 1960 c'erano in Ruanda 150-200 persone al chilometro quadrato, mentre altrove in Africa ce n'erano 2, 3, 15, 20 al massimo. Questa sovrappopolazione ha impedito di farne di utilizzarlo come luogo di emigrazione di massa. Il Ruanda non ha grandi risorse miniere e ha poche risorse agricole. Per conseguenza era poco interessante per il colonizzatore, il quale colonizzatore, tedeschi prima, belgi dopo, per limitare probabilmente le spese che ci avrebbe avuto, si è appoggiato sulla classe dirigente che ha trovato quando è entrato in Ruanda, se da dire i Tutsi, per continuare l'amministrazione del paese attraverso questa classe dirigente che era già in loco. Questo ha generato degli avvantaggi, il primo dei quali l'istruzione. Durante una trentina d'anni i soli a avere accesso all'istruzione in Ruanda sono stati i Tutsi e particolarmente i figli o la famiglia dei capi Tutsi di ogni luogo. E questa situazione aumenta le differenze fra una classe sociale e l'altra, e si mantiene così, si perpetua fino a praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fine degli anni 40, inizio degli anni 50, la Chiesa, che è anche un fattore politico importante in Ruanda, decide di istruire anche gli Hutu. Per farlo forma un numero importante di insegnanti Hutu e apre delle scuole in tutte le regioni ruandesi, numerose scuole in tutte le regioni ruandesi. Conseguenza logica e normale, progressivamente gli Hutu si rendono conto della loro forza quantitativa. Ho dimenticato di dire che la ripartizione era 80% di Hutu, 15-19% di Tutsi e 1% di Twa. Dunque la massa Hutu comincia a prendere, a capire qual è la sua dimensione, qual è la sua importanza. Ci sono dei diverbi fra le due società e si arriva progressivamente al 1957, anno in cui un gruppo di intellettuali Hutu pubblica il manifesto dei Bobo, il quale manifesto è una richiesta specifica alle autorità colonizzatrici di spartizione del potere, di spartizione delle leve di comando all'interno